Parte a Palermo una vera rivoluzione tecnologica per il parto in acqua. Al via la sperimentazione di un'app, Waterbirth, che consente di controllare contrazioni e battito cardiaco della mamma in travaglio mentre si trova immersa in acqua. Uno studio che verrà condotto dall'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell'ARNAS Civico, la seconda in Italia per il numero di parti in acqua, come spiega il professor Luigi Alio, direttore dell'unità. Siamo stati e siamo il secondo centro in Italia per numero di parti in acqua. E quando ci è stata offerta, diciamo, abbiamo pensato a questa possibilità, cioè di monitorare uno dei parametri, diciamo, della contrazione uterina, del dolore percepito, che è la frequenza cardiaca, e quando abbiamo avuto tramite la Apple la possibilità di poter far sì che l'interfaccia con la donna in travaglio possa essere così semplice, così facile e così obiettivabile, e allora abbiamo deciso di come dire, codificare quello che non si sa. Ecco allora che entra in campo la tecnologia. L'app Waterbirth, realizzata da PharmaMam Italia, consente alla gestante attraverso lo smartwatch di registrare l'inizio e la fine di ogni contrazione, indicandone anche l'intensità con un semplice tocco sul dispositivo. In tempo reale il personale medico e ostetrico può quindi verificare sullo smartphone la frequenza, la durata e l'intensità delle contrazioni della donna direttamente dalla vasca e al contempo tenere sotto controllo la sua frequenza cardiaca. Il vantaggio fondamentale per la gestante, impossibile con i metodi tradizionali, è quello di rimanere immersa nell'acqua, con i benefici che questo comporta, come spiega Sara Amato, coordinatrice delle ostetriche dell'ARNAS Civico. I benefici sono notevoli perché per tutte le donne che hanno dei travagli lunghi, delle contrazioni quindi prolungate, molto fastidiose e dolorose, l'acqua genera dei benefici incredibili, poiché i recettori a livello cutaneo della pelle, propriocettori, in pratica ritardano la percezione dolorosa a livello cerebrale.